Gianluca impastato a rischio squalifica per una bestemmia? Gianluca impastato squalificato? Cosa è successo? Gianluca impastato, durante la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, si è sempre dimostrato essere un concorrente modello. Non è stato mai protagonista di una discussione e in toni pacati ha sempre spiegato il suo punto di vista. Per questo motivo, il pubblico da casa, mai si sarebbe aspettato di poter dire addio al comico di Colorado per una squalifica da parte della produzione del reality show. Poco fa, durante la diretta con la casa più spiata d'Italia, Gianluca impastato si sarebbe lasciato sfuggire una bestemmia. Il contesto in cui il comico ha usato tale espressione è del tutto scherzoso, ma la produzione del Grande Fratello VIP potrebbe decidere di far terminare all'istante la sua avventura televisiva. A differenza di Marco Predolin, quella di Gianluca è una vera e propria bestemmia, anche se comunemente usata nel dialetto del Nord Italia. Ma non parla mai, Dio. Ha affermato il comico, durante una normale conversazione con Daniele Bossari. Se la produzione dello show scegliesse di porre fine al percorso di Gianluca, sarebbe una triste conseguenza per il programma, ben due concorrenti squalificati, per una bestemmia, nel giro di poche settimane. Gianluca impastato, ecco perché potrebbe uscire dalla casa. Il Grande Fratello VIP, dopo le innumerevoli avventure di Marco Predolin, rischia nuovamente di entrare nell'occhio del ciclone. Prima al centro della polemica per le affermazioni omofobe del presentatore, poi per le frasi di Giulia De Lillis e ora per le bestemmie di Gianluca impastato. Il comico proveniente da Colorado è sempre rimasto un po' nell'ombra, all'interno della casa più spiata d'Italia, tanto da essere stato sollecitato più volte dalla conduttrice ad aprirsi. Evidentemente, Gianluca ha pensato di adottare letteralmente il significato delle parole dette da Ilary Blasi e ha deciso di parlare con gli altri concorrenti del reality nel modo in cui è solito fare. L'attento popolo del web, a cui nulla sfugge, sta letteralmente invadendo i profili social ufficiali del Grande Fratello VIP, per sapere se anche a Gianluca impastato toccherà la stessa sorte che ha visto abbattersi su Marco Predolin la settimana scorsa. Oltre a sapere la decisione della produzione del programma, il pubblico è anche curioso di sapere la reazione del conduttore di fronte alla bestemmia del comico, ma soprattutto la sua reazione se la produzione sceglierà di ignorare la cosa in modo che Gianluca possa continuare tranquillamente il suo percorso nella casa di Cinecittà.